Si è insediata oggi nel Palazzo Comunale di Motta Sant'Anastasia la giunta che accompagnerà il neo sindaco Antonio Bellia per i prossimi 5 anni di amministrazione comunale. 5 i profili scelti a completamento della squadra di governo. I 3 assessori designati, Anastasio Carrà, Sandro Di Stefano, l'avvocato Carmen Zappalà. Completamento della giunta con Gaetano Vitale, il più votato al Consiglio Comunale, e poi Natale Consoli. Sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato con il sindaco di Motta Sant'Anastasia, Antonio Bellia, proprio a commento di questo momento importante per la vita politica di Motta. È un passaggio importante che praticamente dà il via alla nostra legislatura, dà il via alla nostra azione amministrativa. Siamo praticamente subito al lavoro con quello che è l'ordinario, ma questo lo abbiamo sempre fatto, siamo in continuità, lo sapete, non abbiamo mai smesso di lavorare per il nostro paese, ma ci sono 3 punti principali, sono i nostri punti principali sui quali già stiamo lavorando. Uno è quello della scuola elementare. A breve partiranno i lavori di demolizione, come avevamo già anticipato, e sono già in corso le operazioni per il trasloco e quindi per rendere possibile il trasferimento della intera comunità scolastica della scuola elementare presso la ex scuola media. Questo garantirà per settembre un regolare inizio del nuovo anno scolastico e senza alcun disservizio, quindi ripetiamo ancora, senza alcun doppio turno. Ci sono anche altre 2 manovre molto importanti che dobbiamo far partire entro settembre. Il primo è il nostro bando Sport e Periferie, che ci ha concesso la possibilità, grazie ai nostri tecnici, di avere il sintetico presso il nostro campo sportivo. Sono in corso le procedure di gara per l'assegnazione dei lavori per realizzare, quindi per completare questa meravigliosa opera che è il nostro campo sportivo, e quindi dobbiamo consegnarlo alle nostre scuole calcio, ai nostri sportivi di Motta. E poi un altro passaggio importante lo dobbiamo al nostro ministro Matteo Salvini, al nostro onorevole Anastasio Carrà. Grazie a loro siamo riusciti ad avere, e non finirò mai di ringraziarli, grazie a loro avremo la possibilità di avere da settembre queste navette, questi autobus della FCE che trasporteranno i nostri cittadini e i nostri studenti dalle nostre fermate, che sono oggi di Asta, saranno anche di FCE, li trasporteranno fino alle stazioni metropolitane. E questo è fondamentale perché stravolgerà positivamente, cambierà positivamente il trasporto extraurbano, scolastico e dei nostri cittadini. La nostra è una squadra che fin dall'inizio ha dimostrato compattezza, ha dimostrato unità, ed è proprio questo che ci ha fatto vincere le elezioni. La gente ha scommesso su di noi, ha confidato, ci ha dato fiducia, perché sa che il nostro è un gruppo compatto, è un gruppo unito, ed è stato così dalle prime battute fino ad arrivare al giorno delle elezioni, e sarà così dopo le elezioni. È una squadra molto importante, è una squadra dinamica, è una squadra, io la oserei dire, perché sono fatto così io prima di tutti, una squadra di operai, è gente che sta sulla strada, è gente che deve stare sulla strada, deve raccogliere le esigenze dei cittadini, e dobbiamo rispondere alle esigenze dei cittadini. E questo è il nostro programma elettorale. Il nostro programma elettorale nasce sulle strade, nasce sui quartieri, poi dobbiamo ovviamente dare quelle che sono le risposte, e le stiamo già dando, già da subito.